Scusami. Sempre lei. Che altro c'è da dire? Mamma, ma dobbiamo fare per forza questa festa? Certo, è il tuo compleanno, bisogna festeggiare. Perché hai chiuso? Non ho chiuso io. Papà va via e ti lascia qui. Ti odio. Sono loro, sono tornate. Dimmi cosa hai visto. Ho paura. Dov'è Lucy? Su Whitney Corn. Dimmi dov'è! Dimmi che cosa devo fare. Qualunque cosa. Lasciaci andare via. Adesso loro vogliono tornare. Ciao ragazzi, se amate gli horror, ho una bella lista di alcuni film che vedremo prossimamente. Partendo da Halloween, un altro, sì, continua questa saga, di David Gordon Green, e ci sarà Jamie Lee Curtis. Slenderman di Sylvain White, sul popolare ladro di bambini. Cadaver. La camera mortuaria di un ospedale si rivela un inferno quando un cadavere molto cattivo comincia a ribellarsi. Poi vedremo A Quiet Place, un posto tranquillo con Emily Blunt, in cui una coppia deve stare in silenzio per non svegliare una presenza sovrannaturale che vigila sulla loro fattoria. Poi c'è Obbligo o Verità, in cui una studentessa americana va in vacanza in Messico e prende parte ad un gioco che risveglia alcune forze sovrannaturali molto pericolose. Poi uno particolare è il film prodotto da Joe Dante, Teddy Bears Are for Lovers, La maledizione degli orsetti vendicativi, che vede l'esordio alla regia di Michael Bonvillain, direttore della fotografia di Alias, Lost, Cloverfield e Dal tramonto all'alba 3, basato su un corto premiatissimo del 2016 in cui piccole creature si animano e seminano il panico il giorno di San Valentino. Interessante questo. Questi sono solo alcuni degli horror del 2018, presto ve ne dirò altri e quindi iscrivetevi al canale e attivate le notifiche. Ciao da Valeria!